Salve a tutti blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza. Buon lunedì e buon inizio di settimana a tutti. Bene, nuovo lunedì, nuova puntata della survival e anche nuovo capitolo del progetto del castello, per così dire. Perché oggi affronteremo un episodio che potremmo definire di transizione, un po' come il primo episodio in cui abbiamo iniziato il castello. Questo perché mi sono portato a buon punto. E costruendo tra una live e l'altra, sono arrivato praticamente a finire tutta la parte di struttura esterna, il che ci porta a dover affrontare la costruzione delle torri e del castello centrale. Prima di tutto, ragazzi, ve lo dico così: trapassato da questo raggio mistico del beacon. Se riesco a centrare il personaggio, supportate con un bel like la serie se vi sta piacendo il progetto e non solo. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, ricordatevi anche di attivare la maledetta campanella perché altrimenti non vi arrivano le notifiche dei video e ragazzi ne approfitto anche per dirvi un bel grazie a tutti per il supporto che state dimostrando a questo progetto sia nei video sia in live stasera tra l'altro alle 20.30 vi aspetto in live per continuare a costruire insieme in diretta e link in descrizione lo sapete già e quindi niente, grazie a tutti, cominciamo a vedere i progressi tra un episodio e l'altro. Dunque, nell'ultimo episodio live che ho già ricaricato sul secondo canale, ricordatevi su Edsalb Nere, trovate tutte le live ricaricate, se volete vedere le parti extra di questa serie, ho finito la costruzione di questo nuovo pezzo del muro. Questo che non saprei neanche come chiamare perché non è né... Un tocco del muro, né un cancello, è un'intersezione, diciamo così, che ci permetterà di collegare varie cose. Ve lo faccio vedere dall'altro, vi spiego bene anche in che modo interagirà in futuro con l'ambiente circostante. Visto che me lo chiedete sempre, in questo momento sono fermo, e eh, come faccio a fare sta cosa? Premete F3 e ESC insieme, e praticamente vi apre, il, cioè vi, diciamo, mette in pausa il gioco... Però senza la guida il menu in mezzo. E questo vi permette di fermarvi in aria, ad esempio, per buildare è utile per fare un attimo un sopralluogo. Questa torre. Che non è una torre. Vabbè, ci siamo capiti. Questo nuovo pezzo del muro fa da tramite a ah, questa parte del muro e il cancello più alto. E inoltre, a ah, qui, vedete, ho giusto poggiato dei blocchi. Avrà un ingresso secondario che sarà un ponte che porta alla foresta. Permetterà di entrare da più in alto ed essere già a livello del percorso che passa sopra le mura, volendo. Poi vorrei fare un ponte che collega all'interno del castello, però quello lo lascio un attimo in forze perché ho paura eh, che possa uscire qualcosa di un po' in mezzo alle scatole. Quindi vedremo più avanti. Bene. Ora, per fare questa struttura ho dovuto affrontare un problema non da poco. Intanto vi faccio vedere che da qui. L'effetto è davvero molto figo perché vedete ora abbiamo il fiume che scava sotto e ha a destra il cancello e a sinistra questo nuovo pezzo del muro. E se notate questa parete ha un merletto che è l'unico merletto in tutto quanto il castello a essere triplo. Quindi anziché avere la punta con le due trapdoor ho messo il barile perché c'era un blocco in più. E infatti ho dovuto fare un casino per trovare il design giusto e alla fine è stato questo. Perché questa struttura è esattamente 9 blocchi per 8 e sul lato di 8 ci stavano i merletti giusti, sul lato di 9 no, e se da una parte c'è il cancello dall'altra parte ho dovuto inventare quel design, perché altrimenti non tornavano le misure ed era un disastro fare tutto. E quindi nulla, ora abbiamo questo bel tratto tutto interconnesso, il ponte che volevo fare qui in obliquo per andare al castello non so se farlo perché interromperebbe un po' la visuale del cancello. L'unico dubbio che mi è venuto è quello. Quindi lo lasciamo come dicevo in forze e vedremo poi. Ora uscendo, possiamo vedere invece un'altra novità. Voi avete perso il vostro villager? Che come ha fatto? È morto? Dove è finito? È finito sotto nel fiume per caso? È scomparso. L'hanno rapito. Dicevo, altra cosa di cui mi sono occupato è finire il fiume. Infatti, ora, come vedete, la cascata che nasce dalla collina è fatta. Ho fatto una sorta di grottina, lì è dove nasce l'acqua, ad entrata proprio nel cuore della collina c'è la fonte, poi scende tutto, abbiamo già texturizzato e quant'altro, e mancano gli argini, ma chiaramente quello farà parte del terraforming finale. E poi si scende, si va nel fiume che ora è tutto quanto pronto. Quindi, ora, al di là di fare questo ponticello, dobbiamo prepararci a costruire le torri e Madonna, la porta qui e il castello in sé per sé. Perché, ragazzi è arrivato quel momento del progetto. In questo episodio dobbiamo iniziare a prendere le misure e prepararci per capire come potrà venire il tutto. È solamente una fase preliminare, ma dobbiamo farla. E per ora voglio radunare tutti questi vari blocchi di terra e di erba che ho messo da parte, perché ci aiuteranno un po' a tracciare le forme e le dimensioni di quello che andiamo a fare. Ho bisogno di visivamente vedere il lavoro che andremo a costruire. Partiamo dalla parte centrale del castello: questa mega struttura, questo rettangolo la delinea per il momento. Sarà la parte vera e propria del castello, la parte centrale con tutte le varie sale. E quindi dobbiamo fare qualcosa di molto grande, molto spazioso. La prima cosa che farei è rimisurare il lato che non ricordo esattamente quant'è. Quindi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 22 e 23. 23 blocchi di profondità. niente la struttura è molto più larga. Ma proviamo. A fare quest'altra cosa, prendiamo dei blocchi di terra per il momento. Considerando che questa sarà effettivamente la base. Quindi, questo è il blocco 1, facciamo 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e arriviamo fino a 23. Vado dalla parte opposta, e anche qui iniziamo a contare a tirare su un pillar provvisorio. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22 e 23. E adesso Iniziamo a chiudere tutto e vedere dall'altra parte dove arriviamo. Deve avere un suo senso la struttura in questo modo. E secondo me, l'altezza 23 di questa prima parte è l'altezza massima che possiamo fare perché superare la larghezza del lato, secondo me, non ci sta. E anzi, forse l'abbasserò anche un po' perché potrebbe risultare un po' sproporzionato. Comunque, arriviamo da questa parte e andiamo a vedere come potrebbe essere il castello con questa altezza, quindi ci posiamo qui. Ok, già, come possiamo capire, avendo un castello di questa altezza camminando dal villaggio, quindi noi percorriamo il percorso verso il muro, vedremmo la struttura principale sporgere oltre il muro. Quindi abbiamo già questo effetto di prospettiva assicurato, che è una cosa che voglio assolutamente mantenere. Quindi il fatto che quella linea si veda già da qui e non venga coperta dal cancello è un'ottima cosa, perché appunto è il nostro gioco di altezze diverse, prospettive, eccetera eccetera. Lo spazio sicuramente non mancherebbe e da quel che vedo è anche molto più alto del cancello, quindi facciamo un attimo così. Secondo me, secondo me ci sta. Però non voglio esagerare perché mi sembra che potrebbe venire qualcosa di un un pochino sproporzionato, quindi per sicurezza siamo a 23: facciamo 22, 21, 20. Andiamo a togliere i tre blocchi extra, teniamo l'altezza di 20 e vediamo se il gioco di prospettiva ci rimane. Probabilmente sì. E nel caso fissiamo questa altezza per la parte principale del corpo del castello considerando anche che ora fare i contorni è facile ma sarà anche facile tirare su le prime pareti solo di pietra probabilmente inizieremo da uno scatolone che poi andrò a decorare piano piano però cioè qua dovremo dettagliare tutto ed è già così un muro immenso comunque sì ho tolto questi tre blocchi che potrebbero dare più senso al tutto adesso ci allontaniamo Ok, sì, sembrerebbe già più proporzionato, mi piace. Da questa parte si vede comunque la fila e da qua in basso si vede comunque la fila. Diventa meno perché le abbiamo tolto tre blocchi, però il gioco di prospettiva sembrerebbe esserci comunque. Indicativamente questa sarà la forma della parte centrale del castello che ora andiamo anche a finire. Anche da qui sembrerebbe che il gioco di prospettiva sia assicurato bene, ho praticamente finito questo scatolone, questi contorni, eh, ho dormito intanto e tutto. Adesso è tempo di capire l'altezza delle torri. Se questo è alto 20 blocchi esatti, la torre chiaramente dovrà essere molto più alta di così. Consideriamo anche che questa partirà da un po' più in basso, eh, sì, ragazzi, potremmo addirittura. Pensare a una cinquantina di blocchi. Mi sento già male all'idea di doverla poi costruire. Quindi, questa prima torre partirà da più in basso. Più o meno direi che possiamo levare anche qualche blocco e arrivare fino a qui. Quindi siamo un blocco più sotto del muro, per ora. Potremmo anche pensare di scavare un secondo, ma per il momento non esageriamo. E immaginiamo che quindi la nostra torre partirà da questa altezza. Quindi, dalla base, questi sono già quattro blocchi, cinque blocchi, facciamo così, togliamo questi. E andiamo a piazzare. Questi altri 45. Così da avere la misura esatta di 50 blocchi. E possiamo poi vedere la torre così alta come sarebbe. Potrebbe essere troppo, potrebbe essere troppo poco. Ok, ok, direi che. Potrebbe starci, ora potrebbe anche non capirsi molto, però immaginate che questa torre in realtà ha una partenza eh, di 15x15 blocchi, la sua base, quindi già così ti viene una torre bella alta, ma è comunque una torre ch che potrebbe sembrare un po' tozza, eh, visto che sarà comunque abbastanza larga. Quindi non siamo messi così male. Forse potremmo finire addirittura per alzarla, eh, senza voler esagerare, perché poi, se facciamo una cosa troppo alta, viene un castello sproporzionato. Perché questa sarà la torre più bassa. Quindi è difficile capire dove incastrare tutte le misure. Ora, se andiamo invece in quest'altra torre, che sarà più alta nel punto di partenza, là eravamo a 73. Qui siamo già a 80, ma probabilmente ci alzeremo ancora e potremmo farla partire proprio da 83, così da avere un bel 10 di dislivello. Ho abbassato giusto un blocco perché mi sembra l'altezza giusta per mecciare a livello di base l'altezza la, delle mura attorno. Quindi da questo punto andiamo ad alzarci di 50 blocchi. Le torri non devono essere per forza alte e tutte uguali, ci tengo a dirlo. Però partiamo da una stessa base comune, così da capire più o meno come potrebbe venire. E già sembra essere bella in alto, comunque non scherza. Ora, considerate che la torre che sarà sull'isola è un lavoro a parte, e al momento possiamo non stare lì a preoccuparci delle misure perché è lontana, quindi quella la adatteremo dopo. La torre che sarà più alta di tutte in realtà sarà la parte centrale del castello, perché chiaramente non finirà tutto qui, il castello proseguirà in altezza e nel farlo dovrà avere la punta più alta nel suo corpo centrale. Quindi adesso cerchiamo di identificare il centro di questa struttura. Il centro del lato dovrebbe essere questo, la larghezza era di 23, quindi contiamo esattamente 12, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 è il punto centrale, più altri 11 fa appunto 23. E da questo punto dobbiamo alzare 50 blocchi, ma probabilmente anche 60. Perché qua potremmo già esagerare. Immaginate quindi che una torre sia letteralmente piazzata sul tetto del castello. Ma questa sarà anche più larga per forza di cose. Dovremmo occupare bene lo spazio. Quindi ci sta che sia anche più alta delle altre. Oltre ad avere una base di partenza più alta. Quindi lasciamo questi 60 blocchi. E sarà una cima bella alta, ragazzi. Guardate che bella panorama che c'è. Ma adesso andiamo a vedere da lontano come si sposa il tutto. Ed ecco il nostro risultato. Allora, ragazzi, mi sembra che l'altezza complessiva ci sta. Cioè, più o meno ci potrebbe stare. La prima torre che abbiamo fatto mi sembra corretta. La seconda, rimanendo più indietro, vista da questa parte, sembra più bassa per un gioco di prospettiva. Quindi noi cercheremo di alzarla ulteriormente. Per dargli un maggiore slancio, anche vista da questa parte. La torre centrale, quindi sopra il corpo centrale del castello, di conseguenza andrà alzata. Quindi io quello che farei è andare ad aggiungere 5 blocchi in questi due pillar. Questa è una delle cose più difficili di sempre da fare con l'elitra. Mannaggia, ok, ce l'ho fatta. 1, 2, 3. 4, 5 speriamo vada bene è incredibile quanto sia tra yard anche il solo fatto di dover mettere dei pillar di terra ma direi che ci siamo direi che ci siamo quindi la prima torre all'altezza giusta la torre dietro è più alta così da spiccare un po' di più la torre centrale molto più alta giusto così e poi di conseguenza potremo anche giostrarci bene i vari ponti sospesi che volevo fare Bene, ragazzi, direi che abbiamo un progetto iniziale a livello di altezza. Non ci rimane che fare un'ultima cosa. Che poi ci accompagnerà all'inizio della costruzione. Questa sera live cominceremo. Ovvero la base, le fondamenta. Andiamo a capire come fare la base. Ma prima si dorme. Quindi, per questo test andiamo a recuperare questa volta dei materiali veri e propri. Che però usiamo sempre come esempio mentre questi fiori li lanceremo qui a compostarsi. Allora utilizziamo dei mattoni di pietra, ovviamente non sto a fare i dettagli ragazzi, facciamo solamente la forma base, prendiamo dei muretti e prendiamo anche, vediamo se ce li ho qui, questi. Voglio vedere un attimo una cosa. Quindi il nostro contorno per ora dovrebbe essere... Di 15 blocchi, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Perfetto. Quindi dobbiamo tracciare una torre che parte da una base quadrata 15x15. Ovviamente, noi non faremo una base quadrata. Quindi lasciamo un attimo 4 blocchi da ogni lato e mettiamo solamente internamente questi primi blocchi. Quindi 1, 2, 3, 4. Facciamo così. L'idea è di avere una base quadrata ma con gli angoli smussati. Se noi facessimo così, forse sarebbe un po' troppo smussato. Però sì, mi sa che sarebbe quasi ottagonale, quindi perde un po' il senso di quello che vorrei fare. Quindi andiamo a fare un ulteriore blocco e poi tagliamo l'angolo in questo modo. Quindi otteniamo praticamente questi due blocchi ad angolo e forse questa è la nostra misura giusta tra l'altro qui potremmo fare anche un bel ingresso alla torre nella parte diagonale secondo me verrebbe abbastanza bene e quindi otteniamo una forma di questo tipo come vedete il quadrato con gli angoli smussati molto carino ora però noi andremo ad aggiungere anche i muretti se noi aggiungiamo i muretti in questo modo il nostro angolo diciamo che potrebbe perdere un po' perché chiaramente è come se qui allarghiamo il lato quindi non so se farli in questo modo oppure se fare in modo che questi blocchi siano già i muretti ecco se notate ora appunto abbiamo aggiunto i muretti che vanno un po' ad allungare i lati e quindi a ridurre la parte dell'angolo anche se si vede ancora c'è una scelta da fare per capire come giostrarsi questo angolino qui e la cosa che poi mi piacerebbe fare a quel punto sarebbe anche togliere questi blocchi e magari integrare dietro quest'altro blocco che volevo usare. Quindi il blocco di pietra smussata che non riesco mai a inglobare in nessuna build. Potrebbe essere un'idea metterlo qua dietro e avere questo effetto vedo non vedo dove spunta solamente l'angolo. E quindi avere delle striature. L'alternativa che dicevamo è invece fare in questo modo. Quindi mettere il blocco internamente qua, rimettiamo così, e avere l'angolo colmato dai muretti. Però penso che non abbia una forma molto armoniosa. Infatti se notate si forma un angolo un po' prepotente qui e poi partono i muretti. Quindi non è molto bello. Mi sa che ci atterremo a questo. Bene, a questo punto scelta la forma base. Scelta l'altezza delle torri non ci resta che iniziare a buildarle La parte iniziale della torre al di là di queste modifiche partirà con una base di pietra, di mattoni come il resto del castello A meno che io non voglia inserire una texturizzazione alla base già di deep slate. deep slate che arriverà comunque con i tetti ve lo ricordo quindi le andremo a cacciare da qualche parte ugualmente non lo so ancora, ma questa sera sicuramente dovremo partire con la build e quindi vedremo un po' cosa salterà fuori. Probabilmente questa sarà la prima torre che cercheremo di erigere, dato che è la più bassa e anche la prima più vicina, secondo me. Spero si capisca dove andremo a parare, una cosa che non ho ancora detto, la torre centrale che sarà su questo rettangolone non sarà l'unico dettaglio, sicuramente dovremo fare altre torrette o comunque qualcos'altro perché qui ci sarà da affillare un sacco di spazio. Quindi stasera iniziamo a buildare, il progetto idealmente è iniziato, solo per fare questo ragazzi ci ho messo mezz'ora di registrazione più le pause per pensare. Sembra una stupidata ma è una parte fondamentale della costruzione del castello. Quindi ragazzi... Cominciamo con la seconda fase, finalmente partiamo con le torri. Ci vediamo quindi stasera in live per buildare, domani con un nuovo video e il prossimo episodio probabilmente giovedì dove spero già di farvi vedere qualcosa di fatto, almeno una parete tirata su deve esserci. Quindi ragazzi, un saluto da Eren, ciao a tutti!